consumato in danno dell'amministrazione comunale della città. Appena avuto notizie di stampa, ho immediatamente incaricato il segretario generale in riferimento a notizie di stampa relative ad indagine su procedure relative a programma costruttivi in aree industriali dismesse ad curare la trasmissione alla competente autorità di ogni documentazione ad essa relativa. Ho disposto anche la relazione su quanto in oggetto e l'avvio di ogni procedimento disciplinare e cautelare, anche d'intesa con l'Avvocatura comunale, per la costituzione in giudizio e per la tutela dei diritti dell'amministrazione comunale. Sollecito evidentemente la massima collaborazione di tutte le strutture in indirizzo. Con riferimento a questa vicenda, per quello che si è appreso delle notizie di stampa, per quanto riguarda l'oggetto della procedura, ritengo doveroso fare una distinzione tra le scelte politiche, le scelte amministrative e gli episodi di corruzione personale che devono essere colpiti con la massima durezza, anche perché gettano un'ombra sul comportamento e sulle scelte politiche amministrative di questa città. Si parla di programmi costruttivi, io devo in qualche modo ricostruire questa vicenda, perché è giusto che sia ricostruita per quanto riguarda gli aspetti politici e gli aspetti amministrativi. Come voi sapete, nel 2013, appena insediati, abbiamo varato le linee guida del nuovo piano regolatore generale. E abbiamo varato le linee guida del nuovo piano regolatore generale per prevedere di dare una sistemazione urbanistica definitiva alla nostra città. Successivamente risultano essere state presentati dei progetti che prevedevano la realizzazione in aree industriali dismesse di interventi finanziati dalla Regione di costruzione di edifici in convenzione con cooperative, quindi erano sostanzialmente edilizia convenzionata. E questi progetti sono stati presentati in conformità alla normativa al tempo vigente. È successivamente intervenuta una legge regionale che ha modificato le procedure e ha modificato semplificando le procedure. Risulterebbe che questi soggetti che avevano presentato i programmi in base al piano regolatore vigente precedentemente hanno ripresentato gli stessi progetti sostanzialmente nelle stesse aree utilizzando la nel frattempo intervenuta norma regionale di favore, perché si tratta di una norma di favore nel senso che semplifica procedure e quant'altro. Gli uffici hanno proceduto evidentemente all'esame di questi progetti e hanno predisposto dei provvedimenti da portare all'esame del Consiglio Comunale perché il Consiglio Comunale potesse operare l'eventuale scelta. Fin qui la parte che riguarda la procedura amministrativa. Per quanto riguarda la procedura politica, devo dire che questa amministrazione ha accelerato i tempi di formazione del nuovo piano regolatore generale. E accelerando i tempi del nuovo piano regolatore generale, già l'anno passato, affrontato un problema. Come garantire gli standard di edilizia pubblica, significa interamente pubblica e non convenzionata. Siccome abbiamo scelto consumo di suolo zero, quindi abbiamo scelto di non consumare altro suolo, oltre il suolo già consumato, la Giunta ha ritenuto opportuno, su mia proposta, su proposta dell'assessore competente, ha ritenuto opportuno fare un incontro di maggioranza. E noi abbiamo detto alla maggioranza che la linea politica del sindaco, condivisa interamente dalla Giunta, era di portare in aula questi provvedimenti e di bocciarli sostanzialmente, perché bloccando questi provvedimenti si liberavano le aree ex industriali dismesse e si poteva consentire di rispettare gli standard di edilizia pubblica, collocando lì l'edilizia pubblica interamente realizzata con fondi pubblici dell'IACP in luogo della convenzione con cooperative che ricevevano i contributi da parte della Regione. E abbiamo ritardato di qualche giorno, di qualche settimana, l'invio all'Ufficio di Ordine Civile del nuovo piano regolatore generale perché avevamo bisogno di sapere se potevamo contare su quelle aree.
essendo l'amministrazione presente in aula con l'assessore Presi Giacomo con capo area e avendo l'amministrazione evidentemente detto qual era l'intenzione di procedere e invitando pertanto il Consiglio Comunale a sciogliere questo nodo, quindi a liberare queste aree, questa era la nostra intenzione, a liberare queste aree dal vincolo che derivava. Anche perché i proponenti